Noi adesso passiamo alla, diciamo, alla parte viva, perché si parla di alberi, e quindi adesso parliamo con la professoressa Maria Chiara Pastore, dello studio Boeri del Politecnico di Milano. E di che cosa? Beh, è qualcosa di eccezionale. Forestami. C'è un numero di slide piuttosto ampio. No, infatti tengo questo e parlo a braccio. Però devo dire che tu sei stata la prima a dirci che ci lasci queste slide, che devono essere... No, sono slide veramente di grande impatto, perché noi prima abbiamo sentito 350 milioni di alberi piantati in un giorno. Noi qua ne vogliamo parlare di 3 milioni di tutta città metropolitana, però quando ci siamo visti tu hai subito detto, beh, ma allora quando iniziamo a San Donato? Noi inizieremo anche subito, se le persone comprano le piante ci danno appuntamento, lo facciamo. Però ti lascio parlare, perché è veramente un'iniziativa lodevole. Allora, grazie dell'invito e grazie a voi che resistete qua con noi a quest'ora tarda. Sarò brevissima e in realtà spero proprio di ritornare a San Donato per parlare con voi, per parlare... Con noi? Parlerà con gli altri, speriamo. Perché Forestami è una ricerca del Politecnico di Milano, del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, ma è un progetto che è promosso dal Comune di Milano, dalla città metropolitana, dal Parco Nord e dal Parco Sud che abbiamo sentito citare prima. È un progetto, in realtà possiamo anche tenere lo schermo e parlo a braccio in modo da essere ancora più... Però le slide sono fatte veramente... Tu parli a braccio, però le facciamo da tipo per la timeline, visto che anche a San Donato compare il 20-30, nel senso che ci sarà la revisione del TGT e questo dato temporale lo possiamo rivedere anche a San Donato. Partiamo da una grande sfida ambientale, quindi è il motivo anche per cui ci troviamo qui. L'inquinamento atmosferico, la qualità dell'aria, la qualità del suolo che si impoverisce, l'impermeabilizzazione, soprattutto in tutto quello che è Nord Milano, e il deserto agricolo, possiamo dire, che è quello del Sud Milano, dove in realtà c'è un'agricoltura e un paesaggio agricolo, ma dal punto di vista della biodiversità abbiamo parecchi problemi. Allora, cosa fare in un momento in cui il tema ambientale, il tema dei cittadini, delle persone, delle aziende, della necessità dei comuni di mettere a sistema tutto questo è diventato un tema di grandissima rilevanza? Quello che noi essenzialmente facciamo con Forestami è cercare delle aree a disposizione che siano pubbliche o private, e questo è un primo grande cambiamento, perché non vogliamo lavorare solo pubblico su pubblico, ma vogliamo veramente cercare di capire tante quali aree siano a disposizione per essere piantumate, per ospitare della vegetazione, trovare dei nuovi modi per finanziare questi progetti. È impensabile pensare che le amministrazioni siano gli unici responsabili, diciamo, della piantumazione. Ognuno di noi deve essere responsabilizzato su questo e cercare nuove forme di governance perché queste piante, questi alberi siano piantati, mantenuti e accettati nella loro forma. Perché noi abbiamo, non solo abbiamo un problema perché non riusciamo a piantarli, li vogliamo tantissimo, ma non a casa nostra, perché appena diciamo lo piantiamo davanti al posto di un parcheggio, no, il parcheggio non si tocca. Li piantiamo nella scuola, sì, ma le foglie danno fastidio alle grondaie. Li piantiamo davanti al negozio, ah, però mi nasconde la vetrina. Ci sono veramente tantissime, tantissime forme in cui noi vogliamo gli alberi, ma sinceramente li vogliamo da un'altra parte. Quindi noi dobbiamo trovare un nuovo modo di accettarli, di piantarli e poi di occuparcene anche. Di vuol dire che c'è un effetto NIMBY anche? Sì, sì, c'è un effetto NIMBY anche su... È mappato, non è che lo dico io, sì, c'è una letteratura molto, molto importante su questo. NIMBY significa, tra detto, non nel mio cortile. Sì, non nel mio tutto, ma non vicino a me. Ci vado a dormire sotto. Però poi ci parcheggia l'auto sotto perché fa ombra. E quello che facciamo è, da una parte, questa ricerca cerca di capire il potenziale in città metropolitana, quindi studiamo il territorio attraverso tutte le mappe, abbiamo fatto delle mappe tematiche
che diciamo sono accessibili, in cui studiamo il fenomeno come l'isola di calore, quindi quanto è la temperatura, ci sono delle immagini che mostrano quanto il Nord Milano è caldissimo e rilascia soprattutto d'estate temperature molto calde anche di sera, e quanto questi fenomeni siano legati ad esempio all'impermeabilizzazione, quanto poi crei problemi appunto di dissesto idrogeologico, quanto abbiamo problemi legati alla poca piantumazione, alla poca vegetazione all'interno delle nostre città. Abbiamo cercato di costruire e abbiamo stimato quant'è la percentuale di quella che è la superficie degli alberi, delle foglie, quindi si chiama tree canopy, e nella città metropolitana abbiamo l'11%. Le città europee partono dal 20% e vogliono arrivare entro il 2030 a dei target sul 30%, quindi noi dobbiamo fare veramente uno sforzo per cercare di aumentare questa superficie. Come si fa? Si piantano nuove piante e ci si prende cura di quelle che sono nel nostro patrimonio arboreo, che non è un patrimonio arboreo di cui dobbiamo dimenticarci. Lo facciamo appunto pensando alla grande scala e guardando le mappe, ma lo facciamo anche parlando comune per comune. Siamo partiti da un questionario che ogni comune con cui abbiamo interagito, e lo facciamo anche con tutti i comuni che mano a mano ci chiamano per dire io sono il comune di San Donato, mi piacerebbe sapere di più di foresta, mi ci venite a trovare. Noi abbiamo più di... Appunto, quel comune nel quale sei venuta stasera vi ha contattati o...? No. Quindi aspettiamo... sollecitate il vostro comune perché ci chiamino, e per noi è molto importante parlare con i comuni. Nemmeno quanti diate? No. Per sapere che cosa il comune fa e che cosa il comune può fare e come noi possiamo aiutare il comune attraverso un supporto tecnico, un supporto economico, perché noi stiamo dall'altra parte cercando delle sponsorizzazioni che possano aiutare i comuni a fare piantumazione. E per farlo abbiamo bisogno appunto di tutto il supporto necessario che anche i cittadini possono fare per far sì che questo avvenga. Abbiamo un target numerico che è quello dei 3 milioni di alberi, è un albero per ogni cittadino di città metropolitana. Se ognuno di noi piantasse un albero in 10 anni, non uno ogni anno, se ognuno di noi si occupasse di un albero per ogni residente in città metropolitana, avremmo 3 milioni di alberi entro il 2030. Il comune di San Donato è sopra i 15.000 abitanti, per cui si potrebbe fare un albero per ogni nuovo nato, c'è una legge nazionale 92. Che chiede che per ogni nuovo nato ci sia un albero, per cui tutti i comuni, praticamente tutti i comuni, ovviamente anche Milano è fortemente impegnato in questa sfida, ogni anno fa molti più di alberi rispetto ai nuovi nati, ma tutti i comuni di prima cintura sono comuni oltre i 15.000 abitanti, quindi pensiamo quanti alberi già solo per questa legge potrebbero essere effettivamente messi a dimora. Io concluderei qui perché è una ricerca di un anno, ma quello che io vorrei stimolare, soprattutto per un comune come San Donato, dove anche questa sera è stato nominato questo pratone che è qua davanti, c'è il PGT che si sta discutendo. Con il tecnico, con il DASCO, è stato chiamato per revisionarlo. E quindi è molto importante insieme cercare di lavorare al cambiamento e ovviamente lavorare con gli alberi, con tutto ciò che sono la flora permette, effettivamente ci sono tantissimi studi che dimostrano quanto lavorare con il verde permetta di
abbattere la CO2, migliorare la qualità dell'aria, migliorare il cambiamento, diciamo, cercare di combattere il cambiamento climatico, aumentare la biodiversità, ridurre l'isola di calore, aumentare i lavori, sono posti di lavoro che possono veramente favorire l'aumento poi della nostra qualità della vita e migliorare gli spazi. E anche tutto quello che di solito si associa a quello che è verde, per cui la sicurezza, beh, ci sono tantissimi studi che invece dimostrano quanto gli spazi verdi migliorano, intanto aumentano il valore delle case, di tutto ciò che è intorno è verde, per cui tutto ciò che è intorno è verde, ma anche la sicurezza di molti spazi è garantita proprio dal verde. Allora, devo dire che i numeri anche parlano e sarebbe veramente un progetto utile per la città metropolitana, ma per San Donato soprattutto. Noi parliamo come San Donatesi, abbiamo avuto conferma stasera che di questo progetto non c'è ancora il sentore che ci sta, bussare alla vostra porta. Faremo di tutto, visto che poi tutto quello che viene detto stasera viene filmato, faremo di tutto per far sì che la nostra amministrazione si ponga come interlocutrice per un progetto che credo che dia solo, quindi meglio di così. Ringraziamo la professoressa Pastore, grazie per